Bologna, mercoledì 25 ottobre 2000. Sono circa le 8 del mattino quando Silvio Della Sciucca, un operaio di 35 anni di origini abruzzesi, cordiale e benvoluto da tutti, si prepara per andare al lavoro nelle officine meccaniche di quarto inferiore vicino a Bologna. Vive al settimo piano di un palazzo in via Grazia dell'Edda 14 e appena esce dall'ascensore, quella mattina si accorge che qualcuno lo sta aspettando. Una vicina di casa dichiarerà di aver sentito le voci di due uomini parlare in maniera molto concitata. Pochi istanti dopo, Della Sciucca viene raggiunto da due colpi calibro 9x21, uno all'addome, il secondo invece gli trapassa la gola e si conficca nel muro. Passano circa 5 ore, sono le 13:10 e in via Bellaria 33, Benedetta Paolucci delle Roncole, una nobildonna proprietaria di un videonoleggio, viene freddata dietro il bancone del suo negozio da quattro proiettili 9x21 esplosi in pieno volto e a bruciapelo. Arrivano sul posto gli uomini della mobile, comandati da Armando Nanei e il procuratore Luigi Persico, insieme al sostituto Guido Guccione. Poche ore prima si trovavano nel condominio di via Grazia dell'Edda 14. Capiscono immediatamente che i delitti non possono essere una coincidenza. Bologna trema, ripensando ai momenti di terrore causati dai delitti della Uno Bianca tempo prima. L'assassino ha fatto una cosa molto strana. Accanto ai cadaveri ha scritto con un pennarello nero: X Sara Game. Per Sara Game. E ha disegnato una freccia puntata verso il corpo. Ha tenuto il pennarello con la mano sinistra per rendere la grafia non riconoscibile del tutto. Quella sera, tutti a Bologna guardano il telegiornale. Ci sono stati due delitti nel giro di 5 ore. C'è una famiglia che è molto preoccupata perché il figlio Fausto, di 35 anni, che vive con la nonna accanto alla casa dei genitori nel quartiere Savena, non è rientrato a casa. Fausto è un elettrauto disoccupato, ha svolto il servizio di leva nei carabinieri, ha tentato una carriera da attore porno ed è un appassionato di paracadutismo. Tra le persone che stanno guardando il telegiornale ce n'è una che non appena sente di quella strana frase scritta accanto ai cadaveri dall'assassino, X Sara Game, per Sara Game, sente un brivido lungo la schiena. È lo psichiatra di Fausto Ravagli che ce l'ha in cura da diversi anni. L'uomo chiama subito il padre di Fausto e insieme vanno in questura perché il killer ha dei tratti in comune col ragazzo. Iniziano a cercarlo. E lo trovano il giorno dopo in un viottolo di campagna dietro all'ospedale Bellaria. È di fianco alla sua Renault 5 con lo sguardo fisso nel vuoto. Dice: "Sono io, quello che cercate". Al momento del suo arresto ha uno zaino con sé con due magliette, due mazzi di chiavi, una felpa, una scatola di cartone con un silenziatore fatto in casa all'interno e una beretta con due caricatori, una con 14 colpi e il secondo con 7. Dopo 24 ore dal primo omicidio, il procuratore aggiunto Luigi Persico chiude il caso. Il PM Antonio Guastapane dirà che i collegamenti tra i due delitti sono da ricercarsi nelle problematiche psichiche di Fausto Ravagli. Ravagli ha già subito vari ricoveri in psichiatria, oltre a un TSO. Soffre di una grave sindrome delirante. Al momento dell'arresto rilascia una confessione agghiacciante. Sì, sono stato io a uccidere Silvio e Benedetta. Perché l'ho fatto? Non lo so perché. L'ho fatto perché la testa mi diceva così, mi diceva vai e uccidili, nel nome di Sara, per eliminare tutto il marcio che il mondo contiene. Era un gioco di morte. Dovevo colpire ancora. I miei genitori, lo psichiatra e quell'altro che non trovai a casa, gli è andata bene. Ce l'avevano tutti con me e io dovevo eliminarli. E poi il mondo è cattivo ed è pieno di male. Silvio lo conoscevo da tempo, l'avevo incontrato ad una partita di calcio. Però
Pochi giorni fa abbiamo litigato in un bar. Era evidente che ce l'aveva con me e quindi la mia testa mi ha ordinato vai e spara. Da Benedetta andavo sempre a noleggiare i video e lei spesso mi diceva ma perché non cambi genere di film? Anche lei faceva parte del gioco perverso contro di me. Dovevo eliminarla. Ravagli ha passato la notte in auto, dopo gli omicidi, indeciso se continuare il suo piano omicida o consegnarsi. Darà tre versioni dei motivi che lo hanno spinto ad uccidere. Le sue vittime non si conoscevano e nella mente di Ravagli erano collegate tra loro soltanto da un suo delirio. Infatti, secondo lui, Silvio Della Sciucca e Benedetta delle Roncole erano i burattinai di un gioco con cui stavano tentando di farlo impazzire. Questo gioco, Ravagli lo chiamava il gioco dei gemelli, consisteva nel fargli incontrare delle persone che in realtà erano tutte la sua ex, Sara, mascherata. Anche se si trattava di persone di corporatura diversa, di sesso diverso, di altezza diversa, di persone calve, erano tutte Sara. Nella seconda versione, queste persone, le vittime, anche la sua ex Sara, erano parte di un gioco che avrebbe dovuto spingerlo a trovarsi dei partner. Nella terza versione, voleva ripulire il mondo in nome di Sara. Sara non è mai stata rintracciata e c'è anche il dubbio che la relazione con questa ragazza sia effettivamente esistita. Secondo degli ipotetici torti subiti da Sara e da persone legate a Sara, Fausto Ravagli ha deciso di vendicarsi. Silvio Della Sciucca aveva l'unica colpa di essere l'ex fidanzato di Antonella, un'amica di Sara. In realtà io, dice Ravagli, volevo uccidere Antonella, solo che quel mattino non mi ricordavo dove abitasse, quindi ho ucciso Silvio. Benedetta Della Roncole era una conoscente di Ravagli. Forse lui aveva nutrito del rancore nei confronti della donna per futili motivi. Ravagli è andato avanti a lungo con questa psicosi senza fare assolutamente niente. Era in cura psichiatrica per non impazzire a causa del gioco di Sara in cui lo stavano facendo recitare. Ravagli uccide per fare terminare quel gioco. Ma chi è Sara? Sara era una studentessa inglese, laureanda in psicologia, che studiava in Italia. Secondo Ravagli avevano avuto una storia breve finita male. Da questa storia lui avrebbe trascinato dietro degli strascichi che lo avevano anche portato alla depressione e alla perdita del lavoro. Era seguito dai medici del Mazzacurati, accusati poi dal padre di Ravagli di non aver saputo curarlo. Ravagli aveva sviluppato un'ossessione per questa ragazza inglese con la quale dice di essere stato fidanzato per qualche tempo. Sara esiste veramente, è un'amica dell'ex di Silvio Della Sciucca. L'aveva incontrata in un bar, in un pub per la precisione, il Celtic Druid Pub in via Caduti di Cefalonia a Bologna. Sara era stata fidanzata con il barista del pub, ma nessuno giurerebbe sulla veridicità della relazione con Ravagli. Uno dei gestori del pub racconta che la ragazza andava lì tutte le sere e così aveva iniziato a fare anche Fausto Ravagli, che è stato visto a bere da solo nel pub da un buttafuori anche la sera precedente i delitti. Mi prendevano tutti in giro perché Sara mi aveva lasciato, ma i testimoni smentiscono questa versione. Secondo Fausto Ravagli, il gioco di Sara era stato orchestrato dal marito della Paolucci delle Roncole, Gabriele Gargano, il suo vero obiettivo. Uccide Silvio Della Sciucca perché l'ex dell'uomo, Antonella, gli aveva detto che il gioco di Sara era tutto uno scherzo.
Il 27 ottobre del 2000 Fausto Ravagli tenta il suicidio in cella, ma non riesce ad uccidersi. Nel dicembre del 2001 inizia il processo. Resta una domanda: come faceva ad avere un porto d'armi nonostante fosse in cura in un centro di igiene mentale? Il permesso era stato dato da un certificato medico di idoneità emesso dal servizio di medicina legale dell'ASL di Bologna, secondo il quale non si evidenziavano disturbi psichici. In prima istanza il PM Guastapane chiede 21 anni di carcere più 3 anni di ospedale psichiatrico giudiziario. Viene considerato semi-infermo di mente e l'omicidio premeditato. Il professor Gagliani, invece, il perito del PM, sostiene che Fausto Ravagli sia completamente incapace di intendere e di volere. Come seconda ipotesi, il PM chiede che vada almeno per 10 anni in un ospedale psichiatrico giudiziario. La sentenza viene emessa da Libero Mancuso e Letizia Magliaro, giudici togati, che lo dichiarano completamente incapace di intendere e di volere e in preda ad un delirio. Dovrà scontare anche almeno 10 anni di ospedale psichiatrico giudiziario e dovrà essere sottoposto a delle perizie psichiatriche ogni 6 mesi. Fausto Ravagli, il giorno dell'omicidio di Silvio Della Sciucca e di Benedetta Delle Roncole, si piazza davanti al pole muratorio di Villa Mazzacurati, in via Toscana, con una beretta sotto la giacca. Vuole uccidere i due psichiatri che lo stanno curando. I due medici si salvano per caso perché quel giorno decidono di uscire da una uscita secondaria. E prima ancora, dopo l'omicidio di Silvio Della Sciucca, Ravagli va a cercare un suo amico Bruno che lavorava insieme a lui in officina. Bruno però si sta cambiando e Ravagli si stanca di aspettarlo e decide di andarsene. Nel suo zainetto è stato trovato anche un quaderno con una lista di nomi: papà, mamma, nonna, Donatella, Silvio, Benedetta, psichiatra, psichiatra, dottore. In più, una decina di nomi di donne non identificate. Fausto Ravagli ha ucciso per un delirio, per il gioco di Sara che non esisteva, che ha attribuito a due vittime che non avevano nulla a che vedere una con l'altra. Silvio Della Sciucca e Benedetta Paolucci Delle Roncole non si conoscevano. Sara non è neppure stata rintracciata. Probabilmente neppure conosceva Fausto Ravagli, che invece è seduto al tavolo di quel pub ogni sera. Ha immaginato, ha vaneggiato a proposito di una storia d'amore con lei, mai esistita. Da qui il gioco di morte, il gioco di Sara.